Archiviata l'accusa di bancarotta semplice per Pierluigi Boschi, papà dell'ex ministro Maria Elena Boschi, a processo per la decisione assunta nell'ultimo CDA di Banca Etruria nel 2014, ovvero una liquidazione da 700 mila euro, per l'ex direttore generale Luca Bronchi, che proprio per la sua buona uscita è stato condannato in primo grado. Il ruolo dei consiglieri della banca e le condotte sono state ritenute rispetto alla pratica della liquidazione non penalmente rilevante. Avanti. Per l'ex vicepresidente Boschi e per gli altri era già caduta mesi fa l'ipotesi più grave, quella della bancarotta fraudolenta. Maria Elena Boschi esprime soddisfazione sui social per questa archiviazione. Ancora un'archiviazione, dice per mio padre, su Banca Etruria. Chissà dove sono ora coloro che in questi anni ci hanno insultato, offeso, minacciato, ma oggi è un giorno bello, la verità è più forte del fango. CDA e dirigenti di BPL devono però ancora rispondere di bancarotta semplice per le cosiddette consulenze d'oro il 14 gennaio 2021, mentre nel prossimo settembre riprenderà il maxi processo per il crack nel quale però Pierluigi Boschi non è imputato.